Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con un vlog, il secondo in due giorni dopo quello che avete visto ieri riguardante Dragon Ball. Quindi se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, ditemi se volete che vi porti una serie su Dragon Ball Xenoverse oppure no. Ma oggi, come avete visto dal titolo, come avete letto dal titolo, si parla di altro. Tra l'altro è parecchio tempo che non vi portavo un vlog del genere, quindi ditemi magari nei commenti se volete che vi porti roba del genere più spesso. Come abbiamo visto tutti, come sappiamo tutti, la Juventus si è qualificata per la finale di Champions League. Quindi questo sarà l'argomento di cui vi parlerò in questo video. Perché faccio questo video innanzitutto? Perché appunto volevo un po' parlare, visto che mi piace fare video del genere, come sapete. E perché ho sentito e letto varie cose su questa qualificazione della Juve alla finale di Champions. C'è chi dice che la Juventus sia stata aiutata, tra virgolette, dall'UEFA, quindi da Platini. C'è chi dice che la Juventus si sia meritata questa qualificazione. E c'è chi nel dubbio dice Rubentus. Allora, io premetto ragazzi che sono tifoso della Roma. Voi chiaramente lo sapete, lo vedete anche dal video, ma magari chi non mi conosce e è cieco non lo sa. Quindi premetto che sono tifoso della Roma. Quindi da tifoso della Roma, come molti tifosi della Roma, io non posso, cioè non è che non posso, non ci riesco proprio, ci ho provato, ma non riesco a tifare Juventus anche quando si gioca in Europa. Non riesco, attenzione, a tifare Juventus, ma comunque non posso che essere contento se una squadra italiana va avanti. Quindi chiaramente sono stato contento che la Juventus sia arrivata in fondo in Champions League, come sarei stato contento se ci fossero arrivate anche Napoli e Fiorentina, per carità. Ci sono persone, ragazzi, che continuano a dire che la Juventus ruba, nel dubbio, per carità. Io da tifoso della Roma non è che lo dico perché devo fare il piagnone. A parte che qui potrei aprire mille parentesi, perché sono proprio gli stessi tifosi juventini e laziali che ci chiamano piagnoni. E poi sono gli stessi tifosi juventini e laziali che sono i primi a lamentarsi. Quindi io mi ritengo comunque abbastanza, poi magari sbaglio anche, però mi ritengo uno abbastanza obiettivo da questo punto di vista. Ma non quest'anno, in generale lo sono sempre stato. E qui c'è qualcuno che comunque può anche confermare, per esempio Rudy Slada, che mi ha appena mandato un vocale su WhatsApp. Quindi non aprendo altre varie parentesi, ma continuando a parlare di questo, c'è una cosa che mi dà fastidio, ragazzi. Anzi, non mi dà fastidio, però la devo riconoscere. Chiaramente non sono tifoso della Juve, quindi non mi dà fastidio. Però appunto voglio precisare questo step. Gli arbitri, e qui apro e chiudo, sono esseri umani, possono sbagliare. Questo non vuol dire che sono tutte coincidenze quelle che capitano a favore della Juventus. È chiaro che in alcuni casi, anche per quello che è stato in passato, a uno viene il sospetto e va la Juve ruba e tutto quanto. Però ragazzi, cioè, adesso vi chiedo un'analisi di coscienza. Non è che se capita qualcosa la Juventus ruba, perché gli errori che capitano alla Juventus sono errori che capitano alla Roma, sono errori che capitano al Napoli, sono errori che capitano anche al Parma. È chiaro che le grandi squadre, le squadre più forti, sono quelle che vengono anche un po' più aiutate. Guardate il Real Madrid in Champions League, e l'avete visto nella stessa partita contro la Juventus nella semifinale di ritorno. A parer mio il rigore non c'era. Voi direte sì, però ce n'era un altro nel secondo tempo. Ok, ma il Real Madrid, parliamoci in maniera schietta ragazzi, è una di quelle squadre che tu fai così al giocatore, casca per terra il rigore. Ma non perché il Real Madrid si è comprato l'UEFA agli arbitri, perché è una squadra potente. E è una squadra, come tutte le squadre potenti, che diciamo è un po' aiutata, ma perché gli arbitri vengono un po' influenzati. Poi ci sono anche gli arbitri che non si lasciano influenzare, ma che sbagliano, perché come le cose sono a favore della Juventus, gli arbitri possono essere anche contro la Juventus. Sono capitati, anche se in maniera molto rara, proprio il discorso di prima, cose contro la Juventus. A questo punto ragazzi, io da tifoso della Roma devo dire che spesso no, però a volte quest'anno o in anni passati sono stati dati anche degli episodi a favore della Roma, anche se
la maggior parte sono stati dati contro e lascio libera interpretazione qui. Quindi, ricollegandoci al discorso della Juventus in finale di Champions League, molti hanno pensato che Platini appunto avesse favorito il sorteggio e tutto quanto. Per carità, alla Juventus è andata non bene di più, perché ha incontrato agli ottavi di finale un Borussia Dortmund che sì, era in risalita, diciamo, dal punto di vista della condizione fisica nelle ultime partite, ma comunque un Borussia Dortmund che per carità, proprio per questo fatto della ripresa si è salvato, ma che era a rischio all'epoca di addirittura retrocessione dalla Bundesliga alla seconda divisione tedesca. Poi ha incontrato il Monaco, per carità, tanto di cappello al Monaco, però comunque c'erano squadre come lo stesso Porto, che secondo me la Juve gli faceva una capoccia così, il Real Madrid da incontrare potenzialmente ai quarti, l'Atletico che era ancora dentro, il Barcellona, il Bayern Monaco, ragazzi. Squadre che per carità se incontri ai quarti di finale ti può dir bene come ti può dir male. La Juve ha incontrato il Monaco, è andata avanti soffrendo anche con il Monaco e anche lì ci sono stati degli episodi dubbi. Però arrivi in semifinale con il Real Madrid che sicuramente è la squadra migliore che ti poteva capitare tra le tre che c'erano perché il Real Madrid quest'anno ragazzi non è il Real Madrid dell'anno scorso. È un Real Madrid che ha perso sicurezza e che, come ogni squadra che arriva a vincere tutto, dopo un po' è spompata, ma è normale. E quindi è un po' scaricata. Se l'anno scorso hai vinto, quest'anno non ti potevi aspettare di rivincere. Poi, per carità, addirittura ci sono stati dei tifosi del Real Madrid che hanno chiesto anche l'esonero di Ancelotti. E allora qui mi ricollego al discorso di prima che vi dicevo delle grandi squadre. Perché lì è proprio la mentalità, ragazzi, che è diversa. Lì o vinci o muori, praticamente. L'ho fatta un po', forse un paragone un po' eccessivo. Però per farmi capire è questo. Sono squadre dove non puoi sbagliare, perché lì sei abituato a vincere. Come nella Juventus sei abituato a vincere. Io però, ragazzi, la vedo da un altro punto di vista. Secondo me, e l'ho ammesso. Dopo, perché io anche fino a un certo punto di questo campionato ero quello, oddio la Juve ruba, ma neanche troppo alla fine, perché sì, ha rubato la partita con la Roma, rubato, è stata aiutata. Io preferisco sempre definire, usare questo termine, è stata aiutata, perché rubare, ragazzi, probabilmente qualcuno usa questo termine senza neanche sapere cosa significa. Un conto è essere aiutata dagli arbitri perché gli arbitri sono influenzati e gli arbitri sbagliano. Un conto è continuare a dire che la Juve ruba. Raga, ma che state a dire? Cioè, se ruba la Juve, a questo punto ogni volta che c'è un episodio a favore di un'altra squadra, un episodio a favore del Parma vuol dire che il Parma ruba. Qui bisogna anche. È un fatto proprio di logica, no? Come vi dicevo poco fa, l'ho ammesso, tra virgolette, dopo Borussia Dortmund-Juventus. Finita 3-0 per i bianconeri. Erano gli ottavi di ritorno della Champions League. Quella sera dissi, ragazzi, la Juve è veramente fortissima. Ma non perché, cioè, secondo me la Juve la può anche vincere questa Champions League, è qui che volevo arrivare. Parlo da 11 minuti, poi chiaramente farò dei tagli. Perché è qui che volevo arrivare. Secondo me la Juventus può vincere questa Champions League non perché è la squadra più forte, ma perché è la squadra forse più determinata. La squadra che ha più consapevolezza delle sue capacità e che soprattutto ha più fame, ragazzi. La Juventus ha fame di vittoria. Non c'è riuscita, non è riuscita a esprimersi, a esprimere le proprie capacità nelle scorse edizioni della Champions. C'era in parte riuscita il primo anno, nel senso che aveva fatto belle cose, però è uscita contro un grande Bayern Monaco, quell'anno tra l'altro campione. Non c'era riuscita per niente lo scorso anno, forse perché proprio complessata a livello europeo e secondo me con un modulo sbagliato. C'è riuscita invece quest'anno. C'è riuscita con consapevolezza e soprattutto, ragazzi, con determinazione, questo è il punto forte. Perché certo, batti il Real Madrid che non è il Real Madrid degli altri anni, ma è pur sempre il Real Madrid. Batti un Monaco che ti mette in difficoltà. Secondo me è stata proprio la doppia sfida col Monaco che ha dato quella consapevolezza in più alla Juventus. Vincere 1-0 in casa con un rigore che non c'era, però comunque vinci, alla fine è quello che conta, ragazzi. E riesci a pareggiare una partita giocata comunque male, sofferta in casa loro. E allora lì capisci che puoi arrivare lontano. Poi quel che penso io ragazzi è che fino ai quarti ok, ma una volta che sei tra le prime quattro possono vincere tutti. Quindi ragazzi, se la Juventus vincerà, magari gliel'ho gufata, però se la Juventus vincerà questa Champions League sarà non perché è la squadra più forte, anche perché, cioè, io
il Barcellona davanti a quei tre mostri, Suarez, Neymar e Messi, ma perché è la squadra più determinata. E tutti sappiamo che con la determinazione, ragazzi, si fanno grandi cose. Così volevo concludere il video. Voi chiaramente ditemi la vostra opinione nei commenti. Io, ragazzi, vi saluto, vi invito a lasciare un like. Ditemi anche se volete, e fatemelo capire anche con un pollice in su, se volete appunto che vi porti questo genere di video un po' più spesso. Oggi però me la sentivo veramente di portarvi un video del genere, perché era tanto tempo che non lo facevo e perché volevo appunto parlarvi di questa cosa. Per il resto non dimenticatevi di passare in descrizione, dove trovate tutti i social. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo siete già. Noi ci vediamo nei prossimi video. Bella.